Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono il Poro Michele e oggi torneremo a parlare di collezionismo videoludico perché ho deciso di mostrarvi tutti i giochi sealed appartenenti alla mia collezione. Per chi non lo sapesse, i giochi sealed sono semplicemente giochi che non sono mai stati tolti dall'incarto originale, dal cellophane trasparente che avvolge i giochi prima di essere scartati. Per come la vedo io, quella dei sealed è un po' lo stadio finale della malattia del collezionismo videoludico, perché diciamo ci sono due scuole di pensiero. C'è chi finalizza i propri recuperi a provare per la prima volta o a riscoprire vecchi giochi del passato e quindi sostanzialmente per giocare, mentre invece c'è chi accumula semplicemente per accumulare. Quindi io personalmente non vado a caccia di sealed, però alcuni titoli in collezione ce l'ho e alcuni sono anche interessanti. Ultimissima premessa necessaria, stiamo molto attenti perché i sealed sono i giochi che non sono mai stati scartati. Questo lo dico perché per esempio in Giappone è difficilissimo capire la differenza. Io quando sono stato a Tokyo ho avuto personalmente delle difficoltà a capire se dei giochi fossero nuovi o usati. Vuoi un po' la barriera linguistica che non si capisce se ti stanno indicando il gioco come usato o nuovo, ma anche perché non solo tengono maniacalmente qualsiasi prodotto, ma hanno anche la tendenza a rincellofanare sotto vuoto tutto quello che rimettono in vendita. Due esempi di due giochi a cui sono molto affezionato per Nintendo 64: Super Smash Bros. Per Nintendo 64 e il gioco Only Jump di Neon Genesis Evangelion, tra l'altro attualissimo con tutte le critiche che ci sono state all'adattamento di Cannarsi su Netflix. Bene, vi sfido io a capire se questi qua siano nuovi o usati. E sono usati, ve lo dico, tenuti da Dio, lo si capisce anche dal prezzo, ma soprattutto non ho neanche la sicurezza che in Giappone i giochi N64 venissero effettivamente con il cellophane. Magari se qualcuno sa rispondere a questo dubbio, fatemi sentire nei commenti. A proposito, prima di entrare nel vivo del video, lasciate un like e iscrivetevi al canale se siete nuovi, se vi piacciono queste cose nerd e vi diverte vedermi parlare mentre sudo, perché fa caldissimo. Bene, iniziamo! Come vi ho anticipato, ho 11 titoli sealed in collezione, non sono la mia specialità, quindi non ho titoli rari, ma sono più che altro giochi che mi sono capitati per caso e se non li ho scartati è solo perché non ho avuto ancora tempo o semplicemente sto aspettando il momento giusto per iniziare a giocarli o a provarli. Iniziamo subito dai titoli minori e sono due titoli per PlayStation 1, Oddworld Abe's Odyssey, il primo capitolo delle avventure di Abe uscito su PlayStation 1, ovviamente in versione Platinum, che è la ristampa economica dei giochi della prima PlayStation e anche della PlayStation 2. Comunque sono, diciamo, delle riedizioni che hanno molto meno valore rispetto alle Black Label e soprattutto all'interno delle collezioni il loro colore argentato non se può vedere, come diciamo a Roma. Mi fa ridere che ci sia ancora il prezzo in lire, 50.000 lire appiccicato sopra dal negozio. Purtroppo il cellophane è rotto dietro, il che quindi lo rende proprio un titolo inutile da tenere sealed, ma per ora è così. Tra l'altro è un gioco a cui sono molto affezionato. L'altro titolo invece è un altro storico della prima PlayStation 1, Driver, Black Label. La confezione dietro è spaccata, il che purtroppo rende inutile anche questo sealed, perché per sostituire la confezione dovrei aprire il cellophane e quindi perderebbe completamente il senso di questo sealed. Dietro abbiamo la pubblicità di Radio 105, non chiedetemi perché, ed è figo vedere come i sealed della prima PlayStation avevano il logo di PlayStation sulla strip da staccare per aprire la confezione, cosa che vedremo usa anche Nintendo con la sua famosissima Red Strip. Ma andiamo avanti, passiamo ad altre mondezzine targate questa volta Nintendo e in particolare GameCube, console che come ormai saprete io adoro. E sono niente po' di meno che Die Hard Vendetta, che ho detto l'avrei provato prima o poi, ma ancora non l'ho fatto. È un FPS ispirato al brand che vede l'attore Bruce Willis protagonista. E mi ricordo le recensioni su Cube dell'epoca, fu una mezza sola, però usava il bullet time in modo intelligente. Poi abbiamo la prima mitica avventura di Splinter Cell, che su GameCube era un po' meh, perché era una conversione da Xbox e si notava parecchio la disparità di potenza tra la piattaforma di Nintendo e invece il mostro gigantesco di Microsoft. Il gioco in italiano, sealed, triangolo blu, è un sealed. A questo video sarà così, cioè vi faccio vedere e poi dico è un sealed. E per finire, Spider-Man, oltre il film, che non è l'originale di Activision uscito per PlayStation 1, ma è il primo Spider-Man a uscire sulla nuova generazione di console, venduta a 29,90, oggi penso abbia un valore di zero, anche se è incellofanato. E tra l'altro, essendo titoli sì per GameCube ma non
pubblicati da Nintendo o sviluppati da Nintendo non presentano la Red Strip. Quindi volendo, questo qua potrebbe essere pure un resealed e non un sealed originale. Non lo sapremo mai. Andando avanti, ultimo excursus su una console di casa Sony, ovvero PlayStation 3, ed abbiamo Catherine ancora in celofanato, sealed. Ve l'ho presentato nell'ultimo video, un puzzle game che tra l'altro sta per tornare anche sulle console di questa generazione con una remaster che verrà chiamata Full Body Edition. È un titolo molto interessante perché è un puzzle game strambo, pieno di riferimenti sessuali, molto giapponese e imbarazzante, ecco, però di base rimane un puzzle game molto simile a se stesso e ripetitivo nel gameplay. Lo vorrei provare al più presto, ma per ora non ho accesso a una PlayStation 3. Passiamo ora un po' alle bombe di mercato e vi faccio vedere. Sono un po' indeciso. Allora, prima cosa vi faccio vedere l'unico sealed che ho acquistato proprio con consapevolezza. E si parla di Breath of the Wild per Wii U. E questo, ragazzi, è veramente la prova della mia malattia mentale nei confronti di questo gioco, perché è la terza copia che possiedo. Quando è uscito non avevo ancora la Switch e ne ho comprate due copie per Wii U. La prima l'ho aperta, l'ho scartata e l'ho giocata, e la seconda l'ho tenuta in celofanata. Poi quando è uscito per Switch ho comprato la Limited, quella fighissima con la Master Sword dentro. Se arriviamo a 10.000 like vi faccio un unboxing. Perché l'ho fatto, direte? Ma poro Michele, ma sei un pazzo? No, l'ho fatto perché, se vi ricordate, Twilight Princess fu anch'esso un gioco cross-gen, cioè uscì per GameCube e anche per Wii, e adesso la versione per Wii te la tirano dietro, mentre quella per GameCube, stampata in quantità nettamente minore, è diventata ultra rara. Ho detto, per una volta voglio battere i collezionisti sul tempo e voglio comprare questa versione che per ora non ha assolutamente acquistato valore. Quindi ho tre copie di Breath of the Wild, una più inutile dell'altra. Passiamo al Megalotto Final Fantasy, dove Megalotto intendo tre titoli. Ho tre titoli della serie principale di Final Fantasy in versione sealed per la console Game Boy Advance o Advance, non mi ricordo mai come si dice, sono di Roma, io certe cose non le riesco a dire, mi dispiace. Ora, questi qua penso siano rari, li ho comprati in un lotto assurdo dove c'era anche Ghost Bubble per Game Boy Color, c'era anche Final Fantasy 6, il che, col fatto che per Game Boy Advance Final Fantasy 3 non è mai uscito, fa sì che io abbia tutti quanti Final Fantasy della serie principale su Game Boy avanzato. Nuovi, sono perfetti, vediamo finalmente la Red Strip, ufficialissimi, non ufficiali. Più che ufficiali, sono i porting dei giochi usciti originariamente su console Nintendo e riadattati in portatile. Abbiamo Final Fantasy 1 e 2 Dawn of Souls, Final Fantasy 4, ho detto il 3 si salta, e Final Fantasy 5, poi c'è anche il 6 ma non è sealed. E per finire, l'ultimo sealed, il sealed che non ti aspetti, ho un gioco particolarissimo e che probabilmente non avrò mai il coraggio di aprire. È un gioco per Nintendo DS o DS, come diciamo noi americani, ed è il gioco di Tingle, che ha un nome impronunciabile, Freshly Pickled Tingles Rosira Rupland. Vabbè, il gioco di Tingle per noi simpatici italiani. È un sealed acquistato su eBay a pochissimo, tra l'altro, che probabilmente non lo voleva nessuno. Ma direte, ah Michele, non è italiano, è triangolo marrone. Invece sì, perché l'unica versione uscita in Italia è il triangolo marrone, perché indica le lingue latine, perché c'è lo spagnolo, il portoghese e l'italiano. Penso che questo qua sia il sistema di categorizzazione di Nintendo. Ed è un gioco pazzesco, assurdo, fuori di testa, uno spin-off malatissimo della serie di Zelda, che vedrà un seguito uscito solo ed esclusivamente in Giappone, ed è uno dei giochi più rari in assoluto della mia collezione. Perché, come dico sempre, un gioco raro non è tanto il gioco che dici vabbè, lo voglio comprare, costa 10.000 euro, però lo compro, lo trovo su eBay, lo trovo. Secondo me un gioco raro è un gioco che non si trova e non si può comprare semplicemente con un grande sborso di denaro, ma bisogna essere pazienti nella vita, ed è per questo che il collezionismo videoludico è un'arte zen e aiuta a crescere e a migliorare come persone, diventando però dei poveri barboni senza soldi, ma ricchi dentro e sugli scaffali. Bene ragazzi, questi qua erano tutti i sealed della mia collezione. Non sono tantissimi, non sono bellissimi, ma io ci sono affezionato. Vi aspetto nei commenti, fatemi sapere che ne pensate di questi titoli, se li conoscevate, se voi li aprireste, e soprattutto fatemi sapere nei commenti se voi collezionate sealed
e quali sono i titoli che avete nei vostri scaffali. Io sono il Poro Michele, nel cellophane, fa caldo, ciao!